Osservate attentamente queste immagini. Che ne pensate? Ma soprattutto, chi pensate che le abbia realizzate? Nessuno. Si chiama iArt. Sono software in grado di generare immagini e disegni attraverso l'intelligenza artificiale. Si parte scrivendo una linea di testo e con un singolo clic, nel giro di pochi secondi, il computer crea una serie di immagini completamente originali, mai viste prima. Vi starete chiedendo come funziona esattamente l'iArt. Questi software, che di fatto sono le intelligenze artificiali stesse, sono capaci di funzionare grazie all'apprendimento automatico, che insegna ai computer a compiere azioni come l'essere umano. Gli AI imparano dall'esperienza, svolgendo lo stesso compito migliaia di volte, migliorando ogni volta. Nel nostro caso, l'AI viene allenato a osservare e rielaborare decine di migliaia di immagini e dipinti, fino a riuscire a generarle di completamente nuovi, quasi indistinguibili da opere fatte dall'uomo. Questo nuovo modo di concepire l'arte ha sollevato però diverse polemiche, soprattutto dagli artisti, preoccupati di essere oscurati da questo strumento sempre più famoso. Anche importanti registi, come Hayao Miyazaki e Guillermo del Toro, si sono esposti sul tema, ritenendo la forma d'arte un insulto alla vita stessa e una banale copia della vera arte. Per non parlare del problema del copyright. Dato che l'AI crea immagini attingendo da fonti online, spesso rielabora e prende ispirazione da fonti teoricamente protette. Stessa cosa nel mondo della musica. È già avvenuto, per esempio, che la musica generata da AI sfruttasse in modo improprio brani online preesistenti, con il disappunto dei musicisti interessati. Nel settore musicale sono stati introdotti regolamenti a tutela del copyright, che non permettono più all'AI di usare brani già esistenti, ma per quanto riguarda il mondo dell'arte in generale ancora non è così.